Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X alla seconda, il nostro speciale dedicato ai candidati presidenti. In questo caso abbiamo i nostri candidati per lo speciale Municipio 8. Io sono Francesca Cutrone, ve li introduco, poi con un'istantanea li conosceremo meglio. Abbiamo qui con me Giulia Pelucchi Buonasera. e Enrico Turato. Buonasera a tutti. Guardiamo però la grafica così in modo un po' simpatico andiamo a conoscerli meglio insieme. Giulia Pelucchi, le domande che le abbiamo posto sono: da che parte sta? Lei dice centro-sinistra. Abita a QT8, adora ovviamente l'Inter, non sopporta l'inattivismo. Passiamo però a Enrico Turato. Enrico Turato ci ha risposto: da che parte sta? Centrodestra. Abita ad Afori, adora cucina e pugilato, ma non sopporta il nuoto e uno sport completo. E così abbiamo una panoramica un po' più simpatica di chi sono i nostri ospiti di oggi. Prima di partire, però, vi ricordo le regole. Abbiamo quattro blocchi tematici che scopriremo insieme grazie alle grafiche. 6 minuti per ogni blocco, divisi per 3 minuti ciascuno. Abbiamo selezionato quattro temi, abbiamo estratto chi partirà e partiamo così da Turato. Però prima guardiamo insieme il tema. Un tema interessante, lo scoprirete con la grafica, che secondo me avete già sentito nominare, ma che oggi trattiamo in modo un po' più particolare. Il tema è città a 15 minuti e volutamente noi partiamo dal centro-destra perché sappiamo che questo è un po' il cavallo di battaglia del centro-sinistra, ma vogliamo sapere cosa ne pensa il centro-destra. Turato, lei la parola, via i 3 minuti. Dunque, io sono un po' per dire che la città a 15 minuti è, a mio avviso, il punto più alto della politica della sinistra, del PD in generale. Esiste un luogo, a mio avviso, dove la città, quindi l'esigenza a 15 minuti esistono già all'interno di una città, all'interno di una comunità, che si chiama carcere. Ed è esattamente lo stesso identico scopo dove meglio vengo a porre le persone che sono indesiderate, quella parte della società che è indesiderata, rispetto all'altra parte che invece è quella più importante, quella che è più considerata. Bene, la stessa cosa avviene all'interno della politica della città di Milano, dove determinate aree della popolazione sono confinate all'interno della periferie, all'interno del centro invece mi trovo magari con dei virtuali, se potessero creare addirittura delle mura per suddividere da ciò che è periferia, da ciò che invece è quello del centro. E intendiamoci poi, però la storia di Milano nasce da famiglie, da persone che arrivano da piccoli paesini, da paesini dove veramente hanno tutto a 15 minuti, ma perché poi intendo il comune di Milano, come fa a sapere ciò che da me serve o che realmente mi interessa o mi piace? Quindi io sono di dire, ok, ripensiamo a Milano, ridiamo la voglia, la gloria di poter dire la grande Milano di un tempo, di quelli che erano venuti a Milano, forse una città estremamente bizzarra, certo sotto certi aspetti, la più europea di tutte le città italiane, ma che dava delle grandi opportunità, delle grandi possibilità, e quelle possibilità le potevi trovare all'interno delle periferie, quelle periferie che ahimè sono state bistrattate, sono state in gran parte rovinate, dove non ho più quelle opportunità che un tempo potevo avere. Era una Milano dove le periferie sono abbandonate a se stesso, dove posso trovare tranquillamente tutta quella grande fetta di immigrati, ma che possono assolutamente, come è avvenuto ad esempio in un paese del Lazio, a Capalbio, dove all'arrivo dell'immigrazione hanno no, teniamoli lontani da qui, ma allo stesso tempo invece ci troviamo a trovare soltanto la volontà di creare dei ghetti, meno io questo non lo voglio assolutamente. Quindi questa è la sua idea di città a 15 minuti. Esattamente. Abbiamo ancora 30 secondi se vuole aggiungere qualcosa. Assolutamente, tranquillamente possiamo. Possiamo concludere? Allora concludiamo qui. Colgo l'occasione però per ricordare in questi 20 secondi extra che avete a disposizione due bonus ciascuno, per cui una volta risposto l'avversario, la chiamiamo così, lei potrà eventualmente ribattere per un Certamente. minuto. Quindi direi che il nostro gong oggi suona prima del previsto. Direi che però il tema è sempre questo, abbiamo la risposta, abbiamo detto, l'abbiamo definito come il cavallo di battaglia del centro-sinistra. Partiamo con i 3 minuti, la nostra candidata Giulia Pelucchi. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che il concetto di città a 15 minuti è
Tutt'altro rispetto all'idea di carcere, anche perché siamo noi quelli che vogliono abbattere tutti i muri per definizione, e in realtà punta a migliorare la vita delle persone tutti i giorni, no? Vuol dire che chi abita in un quartiere lontano dal centro non deve per forza recarsi in centro per trovare la cultura, gli ospedali, la possibilità di fare sport, un parco più attrezzato di quello nel suo quartiere, e anche negozi e servizi di questo tipo. Quindi il concetto di città 15 minuti in realtà riporta il cittadino in una condizione di avere i servizi necessari nel proprio quartiere. Che cosa è necessario secondo noi, e quindi da cosa vogliamo partire? Come dicevo prima, sono i presidi sanitari. Voi sapete che con il PNRR verranno dedicati dei fondi per la costruzione di case della salute della comunità, su cui noi puntiamo molto, e la pandemia ci ha, diciamo, messo di fronte a un dato di realtà, per cui non ci sono medici di base, non ci sono neanche presidi sanitari nei quartieri della nostra città. A questo evidentemente affianchiamo il tema delle scuole. Qui è un po' più facile trovare una scuola nel proprio quartiere, non è sempre scontato trovarla, diciamo, non da riqualificare, e su questo anche abbiamo puntato molto, poi se c'è tempo ne parleremo dopo. Così come la cultura. Noi in questi 10 anni abbiamo cercato di portare la cultura all'interno di tutti i quartieri, l'abbiamo portata nelle case popolari, l'abbiamo portata nei parchi e nelle piazze, e vogliamo continuare a farlo, perché non vogliamo che i cittadini siano costretti ad andare nei teatri del centro per poter beneficiare di questo servizio dal nostro punto di vista fondamentale. E così vale per lo sport. Abbiamo fatto adesso l'11 e il 12 settembre i primi open day delle realtà sportive del nostro territorio. Vuol dire far conoscere ai cittadini che realtà sportive ci sono e dove possono andare a fare sport i figli, loro stessi o le persone più anziane. E poi anche il tema legato ai parchi, quindi dare ai cittadini la possibilità di frequentare degli spazi verdi che sempre più stiamo creando in città. E l'ultimo punto, che però è un punto fondamentale sul programma del centro-sinistra, riguarda le piazze. Le piazze apparentemente non danno servizi al cittadino, ma noi vogliamo puntare sulla riqualificazione delle piazze attraverso anche l'urbanismo tattico che avete visto, ma non solo, anche con interventi più strutturali, perché le piazze sono un luogo centrale di incontro dove le persone vivono e abitano, ed è giusto che possano continuare a farlo. Direi che siamo precisissimi oggi, tutti e due restate nei 3 minuti, non ci fate neanche suonare. Beh, adesso suonava, quindi adesso dovrebbe suonare. È interessante comunque partire da questo tema, perché così diamo le due prospettive anche per i cittadini, avere un'idea chiara di quelli che sono i punti di vista. E mi dovrei chiedere, vuole rispondere Turato? Se vuole, ha 2 jolly a disposizione. Per ora li mantengo. Li usiamo più tardi. Allora, guardiamo insieme la grafica, scopriamo il secondo tema, un altro blocco da 6 minuti. La nostra grafica ci suggerisce che parliamo di commercio, abbiamo sottotitolo negozi, centri commerciali e mercati. Ora però nuovamente la parola a Perucchi, la nostra candidata, 3 minuti. Ok, allora su questo tema diciamo i municipi, come sapete, magari poi ci torneremo dopo, su diversi aspetti hanno purtroppo ancora poche competenze, questo lo chiediamo a livello, diciamo, trasversale di forze politiche. Riteniamo che sia necessario dare ai municipi più competenze. Quello che abbiamo fatto noi sul commercio in questi anni è stato creare una relazione con le realtà e le associazioni di commercianti delle vie, penso a Piero della Francesca, MacMahon, con cui abbiamo collaborato per finanziare le feste di quartiere che sosteniamo, abbiamo sostenuto e vogliamo continuare a sostenere. Nei prossimi 5 anni vorremmo rafforzare questa rete tra i commercianti, perché tutte le reti che abbiamo avuto modo di costituire in questi 5 anni hanno dato dei buoni risultati, e pensiamo che anche sul commercio si possa fare molto. In più abbiamo 2 punti, il primo riguarda la riqualificazione dei mercati comunali coperti, abbiamo riqualificato il mercato di Via Chiarelli, è in corso e aperto da luglio un bando, che è il bando per la riqualificazione del mercato di Piazza Prealpi, che si chiuderà a novembre. La progettazione
ha richiesto, diciamo, vari approfondimenti, perché purtroppo i mercati comunali non sempre hanno trovato diciamo, nei cittadini che abitavano dei quartieri la scelta, diciamo, non erano scelti dai cittadini che magari per questioni di tempo, di orario, di offerta hanno scelto i supermercati. Noi non vogliamo però che diciamo, appunto nell'ottica della città 15 minuti i mercati comunali coperti debbano subire questa sorte, e per questo ci siamo impegnati affinché il mercato di, anche il mercato di Piazza Prealpi possa essere riqualificato in una forma un po' ibrida, quindi ci saranno servizi commerciali ma anche servizi più culturali, associativi e sociali, e su questo, insomma, a metà novembre poi sapremo come andrà a finire. Inoltre, durante la fase della pandemia siamo stati il primo municipio a creare una mappa che informasse i cittadini di quali negozi di prossimità facevano la consegna a domicilio nei momenti in cui c'era la coda ai supermercati, e poi il comune ha preso diciamo, dalla nostra mappa, l'ha fatta poi a livello cittadino. E invece post pandemia, per aiutare i ristoratori, ci siamo concentrati sul quando si poteva andare a mangiare solo all'aperto, siamo andati in giro a diciamo, fare un po' di promozione anche tramite la pagina Facebook dei locali che avevano riaperto, per segnalarli ai cittadini. Quindi, insomma, quello su cui punteremo è sicuramente un ritorno al commercio di prossimità, valorizzando le realtà commerciali sul nostro territorio, al di là dei grossi centri commerciali come City Life, quello che ci sarà a Cascina Merlata, eccetera. Un accenno di gong perché sono arrivati 3 minuti. E allora diciamo che la prima parte di questo secondo blocco l'abbiamo fatta, andiamo avanti con il nostro candidato Turato, via i suoi 3 minuti. Grazie mille. Dunque, sicuramente il commercio sarà all'interno dell'amministrazione di centrodestra, uno dei pilastri fondamentali, specialmente in questo periodo post pandemico, dove anche la signora Pelucchi ha riscontrato che appunto i commercianti hanno avuto grassissime difficoltà e hanno dovuto moltissimi anche chiudere. Ricordo perfettamente, negli anni 90 c'era Rudy Giuliani, per chi potesse parlare, ricordare che ai tempi diceva che quando un negozio chiude può generarsi un virus, nel senso che è altamente probabile, se non si interviene, la società, le istituzioni intervengono, che quel medesimo negozio chiuso faccia intaccare anche gli altri negozi che potrebbero chiudere. Una serranda chiusa, quindi una luce spenta, è il primo elemento per far sì che attacchisca il degrado. Questo chiaramente in una ottica di all'interno delle periferie è una delle primarie cose che bisogna evitare che possa avvenire. In che modo? Due elementi mi vengono in mente: una soluzione più pratica e un'azione più empatica, perché anche quella ha la sua importanza, specialmente nelle morale delle persone. La parte pratica è quella di andare a strutturare, fare in modo che le persone possano arrivare dai negozianti, possano arrivare dai commercianti, perché camminando nelle vie dei vari quartieri, uno degli elementi principali che hanno questi piccoli imprenditori, perché sono che è la struttura economica del paese Italia, ma gran parte dei nostri quartieri, sono piccoli imprenditori che sono uno o due dipendenti, magari all'interno della stessa famiglia, che si alzano tutti i giorni alle 7, alzano la clera alle 7 del mattino o anche prima, per poter dare un servizio anche alla comunità. Sono i nostri primi fari, i primi eroi della nostra società. E all'interno di una società, all'interno di un quartiere, se chiudiamo i negozi, alla fine diventano soltanto quartieri dormitori. I negozi, il commercio, è sicuramente l'anima di una città, di un territorio. Se io tormo l'anima a una parte, e alla casa mia poi si chiamano Vitori, e quindi non vogliamo nulla di tutto ciò. Quindi strutturare delle strade e una città che possa portare più facilmente le persone all'interno dei negozi, e quindi anche creare una cosa che si chiamano parcheggi, perché se io posso portare le persone, devono poter andare come vogliono, come decidono. Allora, una cosa empatica: andare a premiare quelle realtà che da anni sono presenti sul territorio e che quindi conseguentemente sono un esempio e un baluardo per tutto quello che è il resto del degrado che potrebbe eventualmente attecchire. Quindi sono da premiare, anzi da ringraziare.
che questa volta siamo puntualissimi, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi sul nostro gong per la chiarezza della vostra esposizione, di quelli che sono i vostri punti. Siamo a metà, facciamo un piccolo check, abbiamo ancora due blocchi, li scopriamo insieme. Vi ricordo che avete ancora a disposizione i vostri jolly, i vostri bonus per il diritto di replica. Quindi chiedo a Giulia Pelucchi se per caso vuole replicare al secondo blocco. Me lo conservo anch'io. Se lo conservo, allora andiamo avanti, li manteniamo, mandiamo la grafica. Noi siamo un bonus tutte e due. Esatto, ce li abbiamo a disposizione. Cioè, siamo... da lodare questo comportamento, ma guardiamo insieme la grafica per scoprire il nostro terzo blocco. Si parla di quartieri, sicurezza, edilizia popolare, scuole e cultura. Parte di nuovo il nostro candidato Turato, via i 3 minuti. Allora, la sicurezza, parto da questo elemento perché appunto camminando nei quartieri, incontrando le persone, tutte le possibili realtà e sfaccettature che abbiamo nei vari quartieri, la sicurezza è sicuramente uno dei pilastri fondamentali, una delle richieste principali che trasversalmente viene richiesta da tutte le fasce della popolazione. E se penso però in particolar modo a quelle più meno abbienti, a quelli più poveri, è sicuramente quelle che hanno maggior diritto e conforto, non che non le abbiano, anzi, anche perché, ma quelle che magari sono più ricche e più ambienti possono provvedere attraverso il loro capitale, giustamente. È il modo più stabile che una società e un'istituzione, le istituzioni del loro complesso, indipendentemente dalla loro tendenza, se municipio del centrodestra o il comune di centrodestra, insomma, indipendentemente, è il decoro urbano. In che modo? Perché la sicurezza va trattata, possiamo definirla quasi come un'operazione, la suturazione di una ferita, dove in quel punto una ferita deve essere pulita, una ferita poi deve essere anche suturata. Ma a quel punto la ferita, quando io la vado a pulire, può essere l'intervento della polizia, la suturazione a quel punto può essere l'intervento attraverso il decoro. Ecco, questo può essere un elemento assolutamente, che quel decoro che però è comunque necessario ad avere anche all'interno delle case popolari che abbiamo all'interno dei vari territori, all'interno del municipio 8. Sala, in diverse dichiarazioni, ha dichiarato che lui ha l'ossessione delle periferie. Ahimè, purtroppo, a mio modo di vedere, purtroppo sono stati, questa ossessione si è trasformata nell'incubo di chi vive nelle periferie, in particolar modo delle persone che vi ci abitano, soltanto perché sono magari persone meno abbienti. Ecco, ci sono alcuni aspetti, vorrei capire ad esempio come mai al Comune di Milano spesso e volentieri, o comunque la sinistra critica Aler in questo, ma il comune collabora con Aler quando Aler vuole fare ad esempio i famosi sgomberi, oppure così come fa con MM ha la stessa cosa? A me risulta ovviamente di no, perché io ho un'altra visione, comunque risulta di no. E in compenso la sinistra sostiene Sala, che è uno dei che ha tutta la filosofia green, però allo stesso tempo però è anche, a mio modo di vedere, uno dei principali inquinatori, perché comunque gran parte delle caldaie presenti nelle edifici di MM sono vetuste, e nel periodo di lockdown abbiamo avuto dati di ARPA un livello di inquinamento che addirittura non è diminuito, perché c'era lockdown, c'era meno auto in giro, no, è rimasto uguale, se no addirittura in alcuni casi è anche aumentato. Quindi ben venga che abbiano adottato la pratica del 110% per rifare l'intonaco delle case, ma ci siamo trovati degli involucri intonacati dove addirittura ci sono anziani che, causa magari gli ascensori non funzionanti, si sono trovati ghetto nel ghetto. Oggi questo gong non volete quasi farcelo suonare, però è il nostro, una parte preferita. Diciamo che andiamo però subito con la risposta. Pelucchi, a lei 3 minuti. Sì, io cercherò di usare i 3 minuti non solo per parlare di sicurezza e case popolari, ma anche di scuole e cultura, che per noi sono molto importanti, però rispondo ad alcuni temi che ha sentito. Allora, sul tema della sicurezza, noi crediamo molto che dove gli spazi vengono riqualificati automaticamente si combattono il degrado e l'abbandono, e quindi questa è la nostra filosofia. Raccontare che ci potrà essere un vigile ad ogni angolo della città è una visione utopistica, non è possibile, sia che se ne assumano 500, 600 in base ai rilanci che stanno facendo i candidati sindaci principali, e quindi noi punteremo molto sulla riqualificazione delle aree, perché questo negli anni ha dimostrato portare dei risultati. Per quanto riguarda la gestione invece delle case popolari, dal 2015 alcune case sono gestite da MM,
Prima che le giustizie MM e le occupazioni abusive erano 3.000 su tutta la città, oggi sono 600, in particolare ci sono state 0 nuove occupazioni abusive negli stabili MM. Noi abbiamo un grosso problema che è quello di Via Bolla. Su Via Bolla, gestione delle case Aler, abbiamo 2 punti incredibili che sono stati un emendamento presentato dai consiglieri regionali del Partito Democratico per destinare fondi a bilancio per l'abbattimento e la ricostruzione, spesi per la costruzione di un campo da golf, e il secondo punto, la proposta da parte del Comune di Milano di offrire ad Aler 600.000 euro per la ricollocazione delle persone dei nuclei fragili altrove, che sono stati rifiutati. Quindi noi, di fronte a questi fatti, vorremmo noi, ecco, delle risposte. Per quanto riguarda le caldaie, in realtà il Comune di Milano ha riconvertito le caldaie a gasolio in questi anni per gli edifici pubblici, e invece per quanto riguarda i punti, su questo poi invito sempre i cittadini ad andare a vedere i programmi elettorali, perché è ovvio che in 3 minuti non si riesca a raccontare tutto. Quello che volevo dire invece sul tema delle scuole è che abbiamo ricostruito e riqualificato molte scuole, cito la scuola di Via Moscati, Alex Visconti, Sapri, Viscontini, eccetera, ce ne sono ancora alcune da riqualificare. Il problema, diciamo, da 10 anni ci stiamo occupando di scuole in maniera importante, dall'analisi dell'amianto che era stata fatta, che ha dovuto necessariamente comportare l'abbattimento e la ricostruzione di alcuni stabili, di alcuni edifici, e su questo proseguiamo. Però oltre al tema della ricostruzione, quindi di Brocchi, Magreglio, Gattamelata e altre, quello che voglio citare è la costituzione della prima rete territoriale a livello municipale delle scuole del primo ciclo, che è una rete molto importante che tenteremo di estendere alle scuole superiori e dell'infanzia, che ha permesso di canalizzare i nostri finanziamenti a livello di progetti nelle scuole in maniera più efficace ed efficiente. E poi un'altra cosa di cui siamo molto fieri è stata la costituzione degli Open Day delle scuole superiori del territorio, che hanno visto la partecipazione di più di 1.000 famiglie a questi eventi. Questo per dire che è importante far conoscere i servizi che i cittadini hanno a 15 minuti. Grazie, il gong ha suonato, siamo quasi riusciti sul tempo. Vuole usare il bonus di risposta? Sì. Allora vai con un minuto. Quindi io ho sentito adesso che quindi i 500-300 agenti che dice di aver assunto, a questo punto prendo le informazioni, che dice di assunto Sala, è soltanto un'affermazione elettorale, da quanto apprendo da adesso. No, buono sapersi, perché ero io, da amante della città e dei cittadini, ho sposato bene questa iniziativa. Evidentemente sono un'affermazione. S'altra cosa, sulle scuole ha elencato benissimo dei lavori, ma forse dovrebbe girare un pochino, mi invito a un pochino di più nelle periferie, perché la realtà che sento dalle scuole è ben altra di situazione. E gli Open Day, io ho una figlia che, lo raccontavo prima, che ha iniziato le superiori da poco, ma gli Open Day i miei ci sono da anni, non è che è stata la R di royalty da parte del municipio 8, amministrazione sinistra, perché gli Open Day li fanno le scuole superiori da diversi anni. Chiuso. E abbiamo rispettato anche il minuto. Okay. Assolutamente, vogliamo rispondere? Sì, me lo gioco adesso, visto che è il terzo punto. Ce lo giochiamo ora, 2 bonus così sono stati utilizzati via un minuto. Allora, sul punto dei vigili, giocavo sul rilancio Sala Bernardo, chi ha detto 500, chi 600, nel senso che è necessario assumere nuove risorse, perché i vigili oggi fanno fatica a star dietro solo ai car free delle scuole, quindi è necessario che ne vengano assunti altri. Questo non vuol dire che non servano, vuol dire che non si non può raccontare, non bisogna far credere che assunti 500 vigili non ci saranno più condizioni critiche. Sul secondo punto delle scuole, è ovvio che le scuole fanno gli Open Day da sempre. Quello che dicevo è che il Municipio 8 ha organizzato presso la sua sede gli Open Day delle scuole, che sono state molto apprezzate dalle famiglie e dai genitori, visto che c'è stata un'affluenza di più di 1.000 famiglie, sia in presenza nel 2019 quando era possibile, sia nel 2020 che li abbiamo fatti online. Quindi questo era, volevo fare queste 2 precisazioni. Bene, così abbiamo usato anche questo minuto, precisazione fatta. Vi direi, andiamo avanti, abbiamo ancora un blocco e 2 bonus, 1 ciascuno. Mandiamo la grafica, ci occupiamo di un tema importante, infatti quello conclusivo, parliamo di ripartenza.
Tramite la grafica guardiamo così anche quelli che sono i sottotitoli, progetti futuri, tessuto sociale e decentramento. Parte la candidata Pelucchi, via i 3 minuti. Allora, per quanto riguarda la ripartenza, come dicevo prima, la visione della città che abbiamo noi del centro-sinistra è abbastanza chiara. Noi vogliamo rendere questa città più vivibile, in particolare a 15 minuti, e questo passa da tutte le cose che io ho detto. Quello che ci tengo a dire però è riguardo al programma elettorale. Noi abbiamo costruito un programma elettorale non calato dal centro, ma costruito con la coalizione tutta, quindi con le 6 liste a sostegno della mia candidatura nel mese di agosto, e troverete citate le vie, le aree, i parchi, le piazze, i nomi delle scuole proprio scritti nel programma. Questo perché non vogliamo parlare di cose astratte e generiche, anche se ovviamente i valori sono i valori del centro-sinistra, li troverete ampiamente in questo programma, ma è importante andare a vedere dove e che cosa vogliamo fare. Quindi questo è il primo punto sul futuro e sulla ripartenza. Un tema che non abbiamo toccato, oltre a quello della mobilità, che so diciamo far molto discutere, ma su cui noi siamo molto convinti di voler proseguire nel dare un'opportunità a chi decide di muoversi senza utilizzare l'auto e di poterlo fare in sicurezza, è il tema del welfare in generale. Al di là delle case della salute e della comunità, noi in questi anni, soprattutto in periodo di pandemia, siamo riusciti, grazie all'associazione e alla rete di volontari, a provare a non lasciare indietro nessuno, quindi con la consegna dei pacchi alimentari, con sostegno a livello psicologico. Abbiamo istituito lo psicologo di quartiere da qualche mese, un progetto con l'ordine degli psicologi, e vogliamo continuare in questa strada. Quindi Milano deve tornare a crescere, però senza lasciare indietro nessuno. Questo è il nostro punto. Per quanto riguarda il decentramento, è quello che dicevo prima, trasversalmente è necessario sia per chi diciamo si colloca centrodestra sia per il centrosinistra. In questi 5 anni noi abbiamo chiesto che venissero ampliate le competenze dei municipi, perché spesso siamo il primo interlocutore per le persone, ma abbiamo magari poca capacità di incidere se non attraverso la richiesta al comune centrale su alcuni temi. Quindi vorremmo che sempre più questa opportunità ci fosse data. Impegni che ci prendiamo riguardano, cioè i nostri punti principali sono la riqualificazione delle piazze della città, la scuola, la cultura, lo sport, i lavori pubblici e la mobilità. Questi sono i nostri temi. E dico, visto che vedo che ho ancora 30 secondi, sul tema delle ciclabili. Anche qui, come la città 15 minuti, non sono slogan ideologici, sono è la strada che stanno percorrendo tutte le grandi città europee. Questo perché il tema dei cambiamenti climatici, come vediamo, non è più rimandabile, e creare delle alternative possibili alle persone che hanno raggiunto una consapevolezza è quantomeno doveroso. E per quanto riguarda il concetto di città a 15 minuti, vale lo stesso. Io invito, anche visto che si parlava prima del commercio, di vedere quelle aree, quei quartieri dove ci sono locali aperti. Non suona il gong? Suona, finiamo, basta. Va bene. Insomma, non è il parcheggio in sé che fa la differenza, anche se la può fare, ma basta. Ci vorrebbe un doppio gong. Un doppio gong, ok, va bene, interrompo. Andiamo avanti, gli ultimi 3 minuti, abbiamo la risposta. Il tema è ripartenza al nostro candidato Turato. Parte della ripartenza, anzi io partirei soprattutto dal rilancio, che è una parola che ha l'eccezione appunto di far ripartire, relegata anche a far pensare molto alla parola della vita. Noi puntiamo in primis per il rilancio economico e sociale, soprattutto anche tantissimo da quello che è il commercio, ma commercio di prossimità inteso, come Reagan diceva negli anni 80, che la democrazia sta a quella camicia, come ai tempi c'era, parlava molto della Cina, sta la camicia di forza. Noi per questo puntiamo al rilancio del commercio e di tutto ciò che sta all'interno delle periferie. Ma in che modo? Noi viviamo una bellissima città, qua abbiamo ad esempio uno skyline di tantissimi grattacieli, di tantissime società,
che hanno cambiato il volto della città. Abbiamo degli edifici bellissimi che ci invidiano in tutto il mondo, che però hanno un problema, che probabilmente causa lockdown, ma io penso che la crisi derivata dal lockdown sia stata un'accelerazione di una tendenza che era già in corso, ovvero il fatto che queste aziende si stanno andando fuori dalla città. E allora sfruttiamo da questo, dal centro della città, sfruttiamolo questo elemento e portiamo e invogliamo queste aziende a andare nelle periferie a portare la loro sede. E in che modo? Anche qui, con le infrastrutture, poi io devo creare delle strade che possano essere percorribili e non creare delle piste ciclabili dove sono odiate dai ciclisti e le piste ciclabili odiano gli stessi ciclisti. Non a caso la filosofia monopattino ha creato un aumento di incidenti, a volte anche molto gravi, nei suoi, ahimè, utilizzatori. Quindi quello che proponiamo noi è molto ambizioso, è vero. Proponiamo quindi di far rinascere la Milano produttiva, anche quindi specialmente nei commercianti, anche magari intervenendo in quelle che sono, perché non diminuire la Tari, dove in periodo di pandemia hanno dovuto comunque, è stata chiesta e comunque è stata dovuta essere pagata, oppure la COSAP. Tutti noi abbiamo visto dei bellissimi dehors o dei bellissimi ristoranti aperti. Bene, dal 31 ottobre questi ristoranti dovranno pagare. Bene, cerchiamo di mantenerlo questa usanza, cerchiamo di aiutarli, non cerchiamo di vessare costantemente i cittadini del municipio 8 e dei loro fruitori. Ci ha risparmiato 30 secondi, il gong oggi non suona troppo spesso, non è d'accordo, però siamo nei tempi, abbiamo ancora i nostri due bonus, quindi chiedo prima alla candidata se vuole rispondere, usiamo così i bonus, direi. Sì. Allora via al suo minuto. Allora, rispondo volentieri. Lo sgravio COSAP è fino al 31-12, cioè dicembre, e speriamo che a livello centrale, quindi il governo, possa dare i fondi ai comuni affinché possa essere prorogato ulteriormente, perché credo che non essendo usciti del tutto dalla pandemia sia necessario aiutare i locali in questo senso. Sul discorso delle piste ciclabili mi prendo questi 40 secondi che ho per dire che davvero io credo che la città del futuro debba oggettivamente guardare a come è cambiato il mondo e ai cambiamenti climatici di conseguenza. Io quello che sento raccontare dal centrodestra in generale è proprio un ritorno al passato, cioè riportare la città a come era 20-30 anni fa. Ecco, questa non è la nostra visione di città, siamo per il commercio di prossimità, siamo per avere tutto vicino come era nei vecchi paesi, diciamo. Però siamo per una città che guarda al futuro. Guardare al futuro vuol dire anche, lo dicevo prima, creare delle alternative possibili per le persone che vogliono muoversi diversamente dall'auto, cioè che sono appunto per i polmoni di tutti, diciamo. Grazie. Addirittura due volte, però siamo stati nei tempi, chiedo quindi se vuole replicare, certo. Abbiamo l'ultimo bonus, via il minuto. Ecco, è qui che sta la differenza di visione, perché io pongo l'uomo, la persona al centro dell'azione che io voglio andare a fare come presidente del municipio 8 in collaborazione con tutte quelle che sono le varie istituzioni, e intorno all'uomo costruire una città che possa essere vivibile, che possa essere ma realmente utilizzabile. Perché io mi immagino, se io ho una riunione di lavoro dall'altra parte della città e ci vado in bici, ecco, se mi fanno trovare anche una doccia sarebbe anche una cosa pratica, perché comunque di certo non potrei essere presentabile. Stessa cosa poi invece mi viene in mente, ma le deleghe date ai municipi che dovevano essere date al comune centrale, ottimo, chiaramente mi vede concorde, ma il comune centrale e il municipio 8 prima erano della stessa orientamento politico, e solo adesso se ne accorgono. Io mi ricordo benissimo l'assessore Rozza quando disse che riunione municipale, dove diceva che voleva avere lei il controllo sui vigili, mentre in realtà gli stessi municipi dovevano avere maggior collaborazione con gli uffici dei vigili. Quindi dire le cose bene, ma metterle in pratica e pensarle veramente di volerlo fare sono ben altre due cose. Questo non è stato fatto.
Vi ringrazio perché abbiamo concluso. Abbiamo concluso con quindi. Più gang di senso. Cito una frase, abbiamo dovuto recuperare: differenza di visione. Ecco, questo confronto sarà questo, per mostrare le differenze di visioni che servono a voi da casa per capire chi votare, cosa votate, soprattutto che rispecchino i vostri valori. Quindi ringrazio i nostri candidati, la candidata Giulia Pelucchi. Grazie a voi. Il nostro candidato Enrico Turato. Grazie, grazie a voi per essere stati qui. Voi siete i candidati presidenti per il Municipio 8. Al Municipio 8 è stato dedicato questo speciale, però ne verranno altri. Noi vi aspettiamo qui come sempre alle 6:30 alla prossima puntata. Buona serata.